Ciao, sono Fabrizio Cirillo e in questo video voglio farti vedere la sostituzione di filtri su un'altra cappa chimica, in questo caso a ricircolo, quindi non collegata in esterno, e diciamo simuleremo una cappa che comunque sia è già stata da noi verificata e sostituita, proprio per farvi vedere e farti vedere che cosa accade. Come puoi vedere, non, le manovre sembrano apparentemente semplici, ma già dal fatto stesso del portellone superiore, che non ha sostegni e deve essere bloccato in qualche modo. Spesso e volentieri, infatti, l'intervento viene fatto con due tecnici, ma è molto alto, quindi non è semplice mantenerlo sollevato. In questa fase, come puoi vedere, il tecnico imbusta quelli che sono dei filtri a carbone attivi all'interno della tua cappa, e facendo in questo modo, imbustandoli direttamente, si previene l'eventualità di rilascio all'interno dell'ambiente di sostanze di quelle che possono essere il pulviscolo contaminato che va in giro per il laboratorio. La fase in cui hai visto l'imbustamento è fondamentale. Perché ti dico questo? Se riesci, poi osserva sempre i tecnici che vengono a farti la sostituzione dei filtri. Perché nel momento in cui non hanno questa sensibilità, quindi non ti inseriscono la busta sul filtro a carboni attivi, rischiano di metterti in pericolo, rischiano di contaminarti completamente il tuo ambiente, la tua zona di lavoro, e tu rischi poi a tua volta di portare questa contaminazione in giro per il laboratorio e poi portartela a casa. Quindi questa è un'accortezza che hanno veramente pochissimi tecnici. I nostri tecnici è per questo che fanno corsi in continuazione sul rischio chimico, rischio biologico, che spesso e volentieri uno dice: ma che c'entra? Cioè, perché sono tecnici di cappe, sono tecnici? Perché secondo me è fondamentale partire dalla consapevolezza. Quindi sul canale www.gizzard.it o sul canale YouTube di Gizzard troverai articoli e video correlati proprio dove parlo di questo, della consapevolezza che devono avere un po' tutte le figure che ruotano intorno ai dispositivi di protezione collettiva, alle cappe da laboratorio, cappe chimiche o cappe biohazard che siano. In questo caso i nostri tecnici ovviamente vengono da noi formati e informati e hanno questa sensibilità, quindi ti consiglio assolutamente di verificare che anche la tua assistenza tecnica abbia questa accortezza. Ora procediamo nel vedere il video e come potrai vedere il tecnico che indossa tutti i dispositivi di protezione individuale, tuta, maschera, guanti e quant'altro, proprio per i rischi che ti ho detto di inalazione di eventuali polveri contaminate, si appresta a pulire, no, quella che possono essere le superfici di contatto, e attualmente quello che stai vedendo è un filtro a carboni attivi che è sigillato. Vedi che è posto all'interno di una busta di plastica. Questa busta di plastica è fondamentale, quindi fai sempre attenzione, sempre almeno le prime volte, o comunque se vuoi verificare la tua azienda di assistenza tecnica, che il filtro sia sigillato. Perché ti dico questo? Perché spesso e volentieri ci sono aziende che non utilizzano filtri sigillati, filtri magari vecchi, filtri che tengono in magazzino, hanno preso da chissà dove, e questo non è un bene, perché il filtro per una cappa a ricircolo deve essere fresco, perché ovviamente altrimenti non svolgerebbe la sua funzione. Se la cappa è estrazione totale, neanche te ne accorgeresti. Se è una cappa a ricircolo, diciamo che spesso e volentieri potresti avere questa problematica nel sentirlo, ma anche no, perché ti ricordo che chi è in laboratorio, quello che abbiamo riscontrato è che è affetto da disosmia. Se non sai che cos'è, vai a leggere i miei articoli, ma comunque la temporanea mancanza di poter sentire gli odori all'interno del proprio laboratorio. Con questo si conclude, insomma, la parte di sostituzione dei filtri che vengono installati all'interno della tua cappa, i filtri che invece vengono portati via, che vengono smaltiti, vengono sigillati in buste e poi all'interno degli stessi scatole, nelle stesse scatole con le quali sono stati portati, così da imballarli per bene. Se la Tecno ha l'incarico di smaltire quello che è il
rifiuto speciale, perché di questo si sta parlando, si occuperà a 360 gradi Smatient, in quanto è un'azienda, la nostra, iscritta al registro, all'albo nazionale gestori ambientali, sia come intermediari che come produttori, e questo permette a noi di metterti in sicurezza. Come vedi, viene sigillato completamente, perché poi abbiamo i mezzi autorizzati per il trasporto, ed evitarti qualsiasi tipo di problema. Se invece non hai questa possibilità di affidarti a un'azienda che sia iscritta, e ti garantisco anche in questo caso di fare attenzione affinché l'azienda sia veramente iscritta all'albo, e devi smaltirli da solo, almeno chiedi che vengano sigillati per bene, come in questo caso, perché sono rifiuti speciali, pericolosi, e così tali gestiti. Grazie.